Costruisci la tua vita su Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Oggi vogliamo credere con tutto il cuore nelle parole che Gesù ci dirà attraverso il suo Vangelo. Vangelo secondo Matteo 21, dal 33 al 43. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle Scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Amen. Cari amici, anche oggi, in questa domenica, abbiamo accolto e ascoltato una parabola. Siamo quindi ancora nel discorso parabolico. Questo quarto discorso nel Vangelo secondo Matteo, dove Gesù parla ai discepoli e agli altri con questi racconti. Anche oggi, come domenica scorsa, sta parlando ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Siamo al capitolo 21 di Matteo. E vuole descrivere ciò che loro stessi stanno facendo, commettendo nei suoi confronti attraverso questa parabola. Cioè, loro sono come questi contadini che hanno avuto in affitto la vigna. E quando il padrone è venuto a ritirare, a raccogliere i frutti, non hanno accolto i servi. Li hanno uccisi, li hanno bastonati, li hanno lapidati, rifiutati. E quando è venuto il figlio di questo padrone, lo hanno cacciato fuori dalla vigna e ucciso. Ecco che chiaramente Gesù parla, come abbiamo accolto oggi nella prima lettura, profeta Isaia capitolo 5, della vigna del Signore. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Ecco quanto è importante sapere che proprio coloro che erano i legislatori, il tribunale dei giudei, insegnavano, predicavano nelle sinagoghe, nel tempio, proprio loro hanno rifiutato i profeti, hanno rifiutato Giovanni il Battista, hanno rifiutato e successivamente ucciso il Figlio di Dio, l'unto del Signore, l'unto di Yahweh. Ma Gesù alla fine dice, così è scritto: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Ecco il versetto più importante per noi oggi. Gesù è una pietra. Gesù da
parte dei sacerdoti e degli anziani del popolo era una delle tante pietre. Anzi, era una pietra indifferente, non importante, addirittura è arrivato ad essere una pietra scomoda, dava fastidio. Ecco che loro l'hanno presa e l'hanno buttata via questa pietra. Quante volte facciamo questa esperienza nelle nostre vite, nel mondo, nel lavoro, in famiglia? Ma che cosa vuoi, la fede? Ma Gesù, il Vangelo, lascia perdere. Ci sono cose più importanti, prioritarie. Questo è perdere tempo. Quanto anche oggi Gesù viene scartato. Ma la buona notizia è che proprio questa pietra scartata diventa per te e per me oggi stesso una pietra d'angolo, un fondamento, proprio sopra il quale viene edificata tutta la mia casa, tutta la tua vita. Gesù, che è scartato dagli altri perché non è importante, perché non esiste, o tante altre dicerie, in realtà è la mia forza. E io oggi posso di nuovo decidere di credere in Lui. Gesù lo ha detto, chi costruisce la sua casa sulla roccia non cadrà mai. Questa è la nostra sorte, cari amici. E costruire la nostra vita e casa sopra Gesù, cosa significa? Ce lo dice oggi la seconda lettura, la lettera ai Filippesi, capitolo 4. Non angustiatevi per nulla, fratelli. Non scoraggiatevi, ma in ogni circostanza pregate Dio e ringraziatelo. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza, ogni pensiero vostro, soprattutto quelli negativi, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Amen. E il Dio della pace sarà con voi. Questa è la buona notizia. Costruisci sopra Gesù, che è la roccia, che è davvero quella pietra d'angolo sulla quale la tua vita non potrà più cadere. Costruisci sopra di Lui, sopra la Sua parola, e ti invito, invoca insieme a me lo Spirito Santo perché oggi possa entrare dentro di noi ancora più fortemente e guidare i nostri passi. Vieni Spirito Santo, vieni nelle nostre vite, vieni nelle nostre case, noi ti invochiamo per poter fare una nuova esperienza di Te, sperimentare che in Gesù c'è la nostra forza. Nelle sue parole troviamo la nostra vita. Gesù, tu sei per me non una semplice pietra, ma sei la pietra d'angolo. Gesù, tu sei per me la roccia e anche oggi voglio costruire la mia vita sopra di te, insieme ai miei cari, ai miei amici e alla mia famiglia e alla mia comunità. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi, lo slogan di oggi è costruisci la tua vita su Gesù. E tutto andrà bene, perché la pace di Cristo che sorpassa la tua e la mia intelligenza ti porterà grande frutto, ti porterà serenità e oggi possa essere davvero un giorno di salvezza e di luce. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao.